Siamo con Riccardo Ventre, presidente emerito dell'amministrazione provinciale e decano della politica in provincia di Caserta. Presidente Ventre, un momento difficile per il panorama del centrodestra e dell'intero quadro generale della politica casertana, con due commissari alla guida dei principali partiti e con tanta confusione in una fase di elezioni amministrative che può sicuramente cambiare gli assetti di terra di lavoro. Sì, siamo obiettivamente in una fase così difficile che a mia memoria non ho ricordo di una situazione dello stesso tipo, non soltanto i commissariamenti e soprattutto ciò che ha portato ai commissariamenti, insomma, questa situazione di sbandamento, ma il fatto che io non vedo nemmeno una prospettiva immediata di una ripresa fisiologica del funzionamento dei partiti, delle contrapposizioni pur legittime, pur giuste, pur democratiche che vi devono essere nella dinamica quotidiana della vita dei partiti. Io credo che occorra un impegno comune, un impegno corale di tutta la cittadinanza che collabori in qualche modo, secondo le proprie idee, secondo le proprie prospettive di vita, alla ripresa di un contrasto che sia civile, di un contrasto che sia autenticamente democratico, ma che non degeneri in personalismi come invece sta degenerando in questi ultimi mesi, o direi in questo ultimo anno, insomma, di vita. Quindi un invito a tutti i cittadini affinché, parlando con i propri amici che si espongono come candidati, come diciamo dirigenti di partito, affinché moderino le loro pur legittime aspirazioni personali per il bene della città. Lei si è espresso in maniera positiva rispetto alla nomina della senatrice Rossi come commissaria di Forza Italia. Può essere la donna giusta per ricostruire un centrodestra che, al netto delle difficoltà, resta comunque la coalizione, numeri alla mano, che è maggioritaria in provincia di Caserta. Sì, io mi sono espresso positivamente sia nei confronti della senatrice Rossi, che peraltro è casertana, è di Piedimonte Matese, quindi è con soddisfazione che vedo che il presidente Berlusconi finalmente ha privilegiato la casertanità in qualche modo, cosa che noi andiamo chiedendo da tanto tempo, rispetto ad immissioni napoletane che sono estranee alla nostra realtà, non hanno perfino conoscenza dei luoghi, voglio dire, quindi come potrebbero avere conoscenza delle soluzioni da dare ai problemi? Ma mi sono espresso positivamente anche nei confronti della rapidità con cui la senatrice Rossi è stata nominata. La senatrice Rossi è stata nominata commissaria, direi pochi minuti, ma è un eufemismo questo, insomma qualche ora dopo le dimissioni dell'onorevole Paolo Russo da commissario provinciale, che dimostra che Berlusconi ha ancora lucidità per essere leader, perché ha capito che se avesse tardato forse fino all'indomani si sarebbe scatenata una lotta tra pur legittimi aspiranti alla nomina del commissario provinciale. Molti degli aspiranti sono persone che avrebbero potuto benissimo guidare il partito, ma il far sì di avere alla guida del partito una persona che è casertana, vive gomito a fianco a Berlusconi,
senza che peraltro nessun giornale abbia mai potuto fare illazioni che solitamente si fanno sulle donne che frequentano Berlusconi, voglio dire, la senatrice Rossi è persona che fa il suo dovere di amministratore del partito, di amministratore del patrimonio di Berlusconi, di consigliera di Berlusconi, e nessuno ha mai potuto fare pettegolezzi come solitamente si fanno. È una persona che ha continuato a frequentare la sua terra d'origine, cioè la nostra terra, e quindi io spero, sono sicuro, mi illudo, non so che verbo usare, che la nomina della senatrice Rossi riporti un poco di ordine in questo centrodestra che, come lei diceva, è il raggruppamento più significativo dal punto di vista numerico e anche dal punto di vista contenutistico, con tutto il rispetto per gli altri partiti e gli altri raggruppamenti che esiste in provincia di Caserta. Aver compagno al dolce Malapena, noi abbiamo questa divisione, ma in effetti siamo speculari alla divisione dell'altro grande raggruppamento, cioè del PD, voglio dire, dei suoi alleati, che sono arrivati a un punto, diciamo, di non ritorno, probabilmente nella prospettiva unitaria di dopo, cioè nel momento in cui tre aspiranti candidati sindaci, persone degnissime, rinunziano alla candidatura alle primarie, significa che c'è, è il segno di un disagio profondo che va al di là delle primarie stesse, va al di là della, per riguardare un poco questa specularmente rispetto allo scenario nazionale, questa situazione di spaccatura che si ha nel PD oggi a livello nazionale. Quindi è un problema veramente serio, e io da persona democratica mi auguro con tutto il cuore che il PD possa superare al più presto queste divisioni. In questi giorni c'è stato l'appello fatto da Enzo Bove a tutte le associazioni della provincia di Caserta, ai movimenti civici. Lei ha risposto con entusiasmo a questo appello. Oggi come si interseca la politica con questo civismo imperante che sta contraddistinguendo lo scenario non solo della provincia di Caserta? Ah, guarda, io ho risposto innanzitutto, tengo a precisare, non così per vanagloria, ma io ho risposto qualche minuto dopo l'appello, proprio in maniera convinta, perché la gran parte del contenuto dell'appello è un qualche cosa che io sto praticando già da tanti anni, il colloquio con le altre forze all'interno, insomma. Il porre in essere azioni autenticamente e strategicamente a vantaggio della città di Caserta e quant'altro, voglio dire, non mi voglio dilungare perché potrebbe sembrare un'autoesaltazione. Il discorso tra civismo e partitismo, se così possiamo dire, è un discorso che lo ha spiegato bene, lo si sta spiegando bene nel dibattito per le elezioni comunali a Roma. Cioè civismo non significa emarginazione dei partiti, o partitismo non significa emarginazione della partecipazione civica, voglio dire. Sono due cose che possono e devono coesistere. Noi stiamo vivendo in un'epoca storica in cui anche le parole, anche la semantica va assumendo dei significati nuovi. Nel secolo passato, che abbiamo orora lasciato, voglio dire, non è cosa di altri tempi, uno sente secolo passato, nel Novecento c'era la lotta tra le grandi ideologie, comunismo, socialismo,
liberismo, cattolicesimo in politica, quindi dottrina sociale della Chiesa, e c'erano i partiti che erano portatori di queste ideologie, quindi i partiti costituzionalmente previsti peraltro, e che garantivano, diciamo, l'espressione, si contrapponevano democraticamente. Con la scomparsa di questa, o con l'attutirsi di questa contrapposizione tra le grandi ideologie, chiaro, se lei va ben a guardare, ma non è il caso di analizzarlo ora, in effetti le ideologie forti, voglio dire, che si contrappongono autenticamente dal punto di vista dei contenuti e quindi delle strategie e quindi degli obiettivi, sono rimaste nelle mani di due partiti, credo, insomma, la Lega, che ha una sua visione, che è estranea alla situazione meridionale, anzi nasce in contrasto con la situazione meridionale, e partiti di estrema sinistra, dire, quello che era SEL, che è il nuovo raggruppamento, il resto, cioè il 90% della struttura politica italiana è in mano a partiti che in buona sostanza dicono su per giù, con forma diversa, con parole diverse, con tempistica diversa, le stesse cose, voglio dire. Quindi la gente avrebbe dovuto spostare l'asse della scelta dalla ideologia agli uomini, se non che contemporaneamente si è avuto un decadimento umano nella rappresentanza politica, per cui nella rappresentanza, nella democrazia rappresentativa in generale, per cui il cittadino si è trovato disorientato, dice il partito non ci sta più, o comunque è frazionato in mille rivoli personalizzanti le singole situazioni, le ideologie sono venute meno perché uno dei primi atti di D'Alema, comunista tradizionale, voglio dire, insomma, da Presidente del Consiglio, fu la visita alla City a Londra, quindi al cuore dell'economia liberale e liberista, voglio dire, quindi la visita al Papa e quant'altro. Quindi mancando tutto questo, il cittadino si è disorientato, ecco che è venuta fuori la protesta che fa capo a Grillo, ma quella è un tipo di protesta che serve a denunciare le cose. Noi abbiamo la necessità, il cittadino ha la necessità della protesta, sì, ma di chi amministra le cose, soprattutto a livello comunale. Allora, di fronte a questo sono sorti movimenti civici un po' ovunque, movimenti civici che non hanno disconosciuto l'appartenenza partitica, voglio dire, noi abbiamo avuto il primo caso a Venezia, dove il sindaco è un sindaco di Forza Italia, ma che si è dichiarato sindaco di centrodestra, ha detto non c'entra Forza Italia è il mio partito, ma io rappresento un qualche cosa che è diverso dal partito Forza Italia. Poi Marchini a Roma sta seguendo questa linea, cioè quello di coniugare civismo, cioè liste civiche di persone che possono avere appartenenza, ideologie di partiti più diversi, di sinistra, ma che si vedono, si ritrovano in un progetto comune, cioè quello del bene comune, del bene della città, del bene, avrebbero detto nel V secolo ateniese, del bene della Repubblica, voglio dire. E quindi si sono messi insieme per affinità di varia natura, ma soprattutto con questa stella polare di migliorare le condizioni di vita della città in cui vivono e che sperano di amministrare.
accanto a questo non può in alcun modo venir meno la funzione dei partiti. La funzione dei partiti che continuano ad essere costituzionalizzati, non è che dalla Costituzione sono stati aboliti i partiti politici, hanno, molti di loro hanno un'organizzazione anche solida, altri hanno un'organizzazione meno solida, si sta avendo questa osmosi, questo formarsi all'interno dei partiti, come dicevamo prima, di gruppi, gruppuscoli determinati più da ambizioni personali che non da vere divisioni in quanto tale, ma queste due cose, cioè civismo e partitismo, possono e a mio giudizio devono coesistere, tant'è vero che io stesso, con tanti amici che mi hanno stimolato in questo senso, sto formando delle liste autenticamente civiche, cioè di persone non che vogliono il bene della città, che hanno esperienza in questo senso, che sono soprattutto presentabili, perché questo disfavore per la politica deriva anche da una diffusa corruzione che si trova non a Caserta, voglio dire, non solo a Caserta, ma insomma nella politica in generale, quindi da persone che siano presentabili, ma allo stesso tempo io chiedo ai partiti di convenire con questo movimento civico, anche di migliorarne i programmi, di affacciarsi, perché il sistema elettorale impone in buona sostanza, non dal punto di vista legislativo, ma da un punto di vista numerico, da un punto di vista pratico, delle coalizioni, cioè le liste civiche da sole non ce la fanno a vincere né al primo né al secondo turno, i partiti da soli non ce la fanno a vincere né al primo né al secondo turno, o comunque se vincessero sarebbero rappresentativi di una minuscola minoranza della città. Invece le coalizioni devono essere rappresentative di quanti più cittadini possibili. Quindi io stesso sto rivolto un appello ai partiti di centrodestra, ai partiti strutturati, affinché colloquino con noi sui nostri programmi, sui loro programmi, in maniera tale che possa venire fuori un programma unitario, leggibile, che possa essere non fumoso, perché fino ad ora noi abbiamo avuto programmi elettorali che potevano leggere soltanto gli esperti, probabilmente dicevano alcuni che i preti parlano il latino per non farsi capire, ovviamente non è la mia idea, ovviamente, perché sono cristiano, ma insomma che i politici facevano questi programmi elettorali perché non fossero capiti dai cittadini. Quindi dico, occorrono dei programmi non faraonici, dei programmi che abbiano una tempistica, dove sia indicata una tempistica per ogni opera, sia indicata l'utilità sociale, sia indicato il costo, sia indicata la modalità di finanziamento, sia indicata la tempistica, cioè in quanto tempo quell'opera si realizza. E quello, con quello ci si espone ai cittadini. Non dimentichiamo che da una decina di anni il programma elettorale si deposita anche nella segreteria dell'ente dove si svolgono le elezioni, quindi o del comune, della provincia e quant'altro, affinché, pur non avendo valenza giuridica ma soltanto procedimentale, cioè un documento che si presenta, ma ogni cittadino possa dire: io vi ho votato perché voi avevate detto A, B, C, D, E, è chiaro. Quindi noi stiamo facendo questo appello affinché i problemi di Caserta, che sono tantissimi, piccoli o grandi, problemi che possono, alcuni dei quali possono essere risolti in breve tempo, come vogliamo, poniamo il problema dei parcheggi, problema di questa ZTL che ha invaso sostanzialmente Caserta. Qui se riflettiamo,
per andare da un punto all'altro della città bisogna uscire dalla città e passare per Casaggiove per ritornare nella città. Se noi vogliamo andare, noi stiamo su Corso Trieste, se noi vogliamo andare in macchina via Sant'Andida, dobbiamo fare un giro, cioè di fronte sostanzialmente a 10 metri, dobbiamo fare un giro lunghissimo, quindi i commercianti ne soffrono. L'utilizzazione della reggia, l'utilizzazione piena, oggi la reggia non è utilizzata, eppure è uno dei monumenti più belli e più visitati al mondo. Quindi l'economia casertana potrebbe ruotare con l'indotto intorno alla reggia. Se noi pensiamo che il Corso Trieste dai turisti è ignorato, una delle più belle strade d'Italia, è ignorato perché i pullman si fermano di fronte alla reggia, i turisti scendono, vanno alla reggia e risalgono sul pullman, laddove si potrebbe obbligare i pullman a parcheggiare all'altro lato del corso di guisa che i turisti possono vedere la bellezza della città, vedere la bellezza dei negozi che sono negozi di pregio, negozi che meritano di essere visitati e anche frequentati per gli acquisti eventualmente. Problema dell'alta velocità, oggi senza trasporto o con un trasporto quasi inesistente come quello che abbiamo, trasporto pubblico, parlo io di trasporto pubblico, come quello che abbiamo a Caserta, non si va da nessuna parte, cioè noi abbiamo un treno di alta velocità alle 10:10 di mattina per Roma, per cui chi deve andare a Roma perde la mattinata, cioè non può fare niente, probabilmente partire la sera precedente, deve dormire in albergo o deve prendere un pullman privato, che fortunatamente si vanno incrementando, laddove potremmo collegarci fra poco, ci sarà tutta l'alta velocità, fra qualche mese si sposterà da Napoli ad Afragola e secondo i nostri calcoli occorrono 12 minuti per Afragola, quindi basta lasciare i binari che ci stanno, attrezzarli con treni più moderni e avere 40-50 treni al giorno di alta velocità. Insomma, dico queste cose non come esemplificazioni, voglio dire, insomma, il problema del traffico non è un problema che si può segmentare, non è che possiamo parlare di vieti, di ZTL, di sensi unici, di sensi questi, senza parlare globalmente del traffico. Cioè se noi non creiamo dei parcheggi a prezzi ragionevoli, a prezzi equi, dove uno che sta 3-4 ore non sia spellato, voglio dire, e che ce ne facciamo dei divieti? Voglio dire, se uno deve andare a parcheggiare la macchina a un chilometro fuori dalla città, oppure se deve per una mattinata in cui ha da fare nei vari uffici deve pagare 10 euro, 15 euro, insomma la bruttura che noi abbiamo avuto a fronte di un provvedimento che era positivo, cioè laddove si sforava il tetto del ticket pagato per il tempo presunta fruizione dello spazio di sosta, per un certo periodo si è pagato soltanto la differenza aggiuntiva, perché se uno va in banca può presumere di starci un'ora, ma può starci un'ora e mezza, chiaro? Questa manna, questa cosa giusta è durata lo spazio di un mattino, perché subito è stato reintrodotto la contravvenzione in qualche modo, non so se tecnicamente sia tale, ma comunque il pagamento di un qualche cosa di molto salato se si sforava e se si sfora il tempo che uno ha previsto e che nessuno ha la palla di cristallo per immaginare ragionevolmente quanto tempo impiega in un ufficio pubblico, quanto tempo impiega in una banca, quanto tempo impiega in ospedale, ovunque si rechi, voglio dire. Quindi e anche questo è stato, se si pensa che è stato perfino
sono state fatte, per fortunatamente è durato anche questo lo spazio di un mattino, le strisce blu, quindi quelle a pagamento davanti all'ingresso della chiesa di Sant'Antonio, di cui sa che una bara per entrare in chiesa doveva passare attraverso sopra una macchina, un'automobile, se per caso in quel momento si trovava parcheggiata un'automobile lì. Voglio dire, sono tutte cose a volte banali, altre volte di prospettiva. Insomma, il rapporto con Napoli, il rapporto con Napoli che potrebbe essere per noi ricchezza. Allora noi non riusciamo a creare una sinergia con Napoli, noi siamo cosa diversa da Napoli, ma che tende a tutti i presupposti per l'integrazione. Napoli ha bisogno di noi perché Napoli non ha più spazi, chiaro. Noi abbiamo bisogno della notorietà di Napoli nel mondo turistico, voglio dire, in tante cose. Quindi se noi iniziassimo, indipendentemente da partiti politici, voglio dire, una sinergia, come si suole dire, con quella città, per vedere in che maniera integrarci, in che maniera riempire tutto lo spazio che va dal casello autostradale di Caserta Sud, diciamo, fino a Napoli, che potrebbe diventare un'altra città. Noi non riusciamo nemmeno a non far pagare il pedaggio per chi entra a Caserta Sud e deve andare a Napoli. Sono cose assurde, voglio dire, che dimostrano a volte scarsa volontà. Ultimo dei problemi, ma principale forse, la possibilità di reperire fondi. Che significa questo? Che il comune sta attraversando una fase estremamente critica, cioè sta in dissesto, come si dice, che equivale, dissesto per il comune, per la provincia, equivale a quello che per un'azienda privata è il fallimento, cioè la impossibilità di far fronte alle spese. Ora, chi pensasse, ma anche in un comune non in dissesto, voglio dire, ma anche in un comune di normale capacità di recupero e di spesa, pensasse di amministrare, di fare opere pubbliche soltanto con i soldi di entrate correnti, le entrate comuni, non riuscirebbe nemmeno ad asfaltare un metro quadrato di strada. Invece ci sono tanti filoni di finanziamento, e non per richiamare me stesso, ma il merito è stato di tutto il gruppo che per 10 anni, per 9 anni ha amministrato questa provincia. Se si individuano, ma bisogna lavorarci e bisogna saperlo fare, le tante fonti di finanziamento che esistono, soprattutto nel campo delle opere pubbliche, prima tra tutte quella dei finanziamenti europei, voglio dire, e allora si può rifare la città da capo, perché c'è una miriade di filoni, voglio dire, a cui si può attingere per fare opere pubbliche che siano autenticamente tali, che siano autenticamente di interesse. Se lei gira le maggiori città europee, ma anche città delle dimensioni della nostra città, non trova più questi bidoni dell'immondizia per la strada, li trova tutti interrati e con maggiore decoro, maggiore igiene, migliore igiene per la città stessa, insomma. Ma questo è sempre per esemplificare, per portare esempi anche che possono essere anche ritenuti banali, ma che rispecchiano quel linguaggio che io ritengo ci debba essere nel pubblico amministratore, affinché qualunque tipo di cittadino, con qualunque tipo di istruzione e con qualunque tipo di intelligenza, possa intelligere, possa capire, possa comprendere, e quindi votare e poi successivamente apprezzare o non apprezzare, e dice no, andatevene a casa.
Questo è il punto fondamentale, voglio dire, e deve essere il motivo portante di ogni programma elettorale, di qualunque partito politico, perché altrimenti noi non entriamo mai nel nuovo. E il nuovo è profondamente diverso dall'antico, voglio dire. Noi di antico dobbiamo rispettare soltanto la dignità umana, dobbiamo rispettare l'onestà, dobbiamo rispettare le leggi. Quelle sono immutabili nel tempo, voglio dire, il rispetto di queste cose sono immutabili nel tempo. Il problema degli immigrati, affrontarlo con assoluta serietà, nel rispetto che si deve alla dignità di queste persone, ma contemporaneamente nel rispetto che si deve alla comunità che li ospita. Quindi coniugare queste due cose e vedere il nuovo, anche quando questo può costare sacrificio. Ripeto, ho disagio nel richiamare l'attività precedente, ma peraltro chi si candida ad amministrare ha il dovere verso se stesso di richiamarla. E noi abbiamo fatto delle novità che sono ancora tali in Italia, le ha fatte con noi, coevamente con noi, solo il grande Don Oreste Benzi, cioè il togliere dalla strada delle prostitute, con grande rischio anche fisico. Noi abbiamo tolto centinaia di donne dalla strada, avviandole con un periodo di rieducazione a spese della provincia a mestieri nuovi, facendo cambiare loro identità perché la legge lo consente, collocandole in posti dove non potessero essere individuati dai loro protettori, e noi l'abbiamo fatto senza schiamazzi, voglio dire. Abbiamo fatto, ripeto, coevamente a colui che è stato il pioniere di questo tipo di attività in Italia, il mai sufficientemente lodato Don Oreste Benzi. Noi abbiamo fatto un consiglio provinciale democraticamente eletto degli immigrati, che aveva funzione consultiva. Non c'è nulla di strano che gli immigrati, che sono cittadini, esprimano il loro parere, diano dei consigli per quel che riguarda la loro comunità, ovviamente, per quel che riguarda il loro stare in questo territorio. È stato un qualche cosa che di nuovo fu copiato da qualche altra provincia, e poi non mi risulta che questo abbia avuto seguito. Si potrebbe riprendere, ripeto, queste cose, si potrebbero riprendere queste cose. Siamo stati l'unica provincia, seguita poi da Milano e poi da altre province, che ha creato un assessorato all'università. E non si ritrovano nelle province gli assessorati all'università, essendo la nostra un'università policentrica. Noi creiamo, chiedendo il nome dell'assessore al rettore dell'università, e con quella abbiamo fatto borse di studio, dottorati di ricerca, abbiamo aiutato tanti giovani a fare carriera poi universitaria. Ma dico queste cose per dire che basta, è sufficiente per amministrare, guardi, non bisogna essere né professori di diritto amministrativo, né magistrati, né questo e questo, bisogna innanzitutto avere buon senso. Nella situazione particolare di oggi di Caserta probabilmente c'è bisogno anche di conoscenze amministrative, di conoscenze tecniche, insomma, di questo, perché, come dicevo prima, è una situazione difficile. Noi rischiamo di trovarci nella stessa situazione in cui si trovò il comune di Catania una decina di anni fa, cioè di avere un dissesto nel dissesto, per superare il quale fu necessaria una legge apposita dello Stato perché si superasse. Noi rischiamo un altro dissesto accanto a questo dissesto che già stiamo vivendo per le condizioni estremamente precarie, non ascrivibili, vorrei essere chiaro.
a mio giudizio non ascrivibili né a sprechi né a ruberie né altre cose, ci saranno state pure queste cose come capita in tante amministrazioni di centrodestra, di centrosinistra, ma insomma dovute alle contingenze probabilmente, insomma. Una risposta secca: Riccardo Ventre è pronto per essere il nuovo sindaco di Caserta? Riccardo Ventre è pronto ad essere il nuovo candidato, sì, uno dei candidati sindaci di Caserta. Chi sarà il sindaco di Caserta è espressione della cittadinanza, e io sono pronto, pur non essendo psicologicamente all'inizio portato a questo, non avevo pensato, lei forse non mi crederà, i lettori non mi crederanno, chi ascolta non mi crederà, non avevo pensato benché minimamente a questa eventualità. Dopo che i noti eventi che si sono avuti nella nostra città, io ho avuto una processione di gente, persone che conoscevo, che non conoscevo, persone che mi incontravano per la strada, che avevano lo stesso mio credo politico, non avevano lo stesso, che mi stimolavano e continuano a stimolarmi a questa candidatura. E io ho ritenuto fosse dovere civico, fosse dovere etico, fosse dovere morale, fosse dovere politico aderire in una situazione di bisogno, in una situazione di disagio profondo come quello che stiamo vivendo, dare la propria disponibilità, voglio dire. Questo è avvenuto, e quindi psicologicamente mi sono preparato, attrezzato a fare questi ulteriori 5 anni, se la popolazione casertana lo vorrà, di sacrificio per dare un modesto contributo basato sull'esperienza già di amministratore, sul lavoro che faccio di magistrato, insomma, su tutto ciò che è stato il mio passato, voglio dire, insomma, ed è il mio presente, della mia vita stessa, voglio dire, perché queste cose o si fanno con passione, col desiderio di dare un contributo alla città in cui si vive, oppure non ci si riesce, tanto è il sacrificio, tanto grande il sacrificio che si fa per amministrare, perché si abbandona tra virgolette in qualche modo la famiglia, gli affetti familiari, la possibilità di fare una vacanza, perché soprattutto un sindaco è impegnato 24 ore su 24 e 365 giorni negli anni bisestili, 366 giorni all'anno per fare il proprio dovere, quello per il quale, cosa per la quale ha avuto il mandato. E un sindaco deve essere pronto anche a rimanere candido. La parola candidato, come lei mi insegna, viene dal latino candidus, che significa bianco, cioè che significa che tutto ciò che è contro legge, voglio dire, ma legge non soltanto giuridica, legge, ma legge morale, legge, per me legge religiosa anche, legge etica, e deve stare fuori dalla vita di ognuno. Non è possibile distinguere il pubblico dal privato. Il sindaco, come capo di una, come primo cittadino, voglio dire, come padre, come si diceva una volta nelle campagne, nella civiltà contadina, come padre di tutti, voglio dire, e deve essere veramente vestito di veste bianca, nel senso che non deve dare adito nemmeno al più piccolo inciucio, diremmo noi, sulla sua onestà, sulla capacità di amministrare senza infarinarsi il denaro pubblico.
Grazie a Riccardo Ventre e al prossimo appuntamento. Grazie a lei e a quello che fa per far conoscere alla città di Caserta, perché io, facendo un paragone improprio, voglio dire, insomma, io sono pure giornalista, pubblicista, tra le varie cose che ho fatto nella mia vita. Io ritengo quelli che oggi si chiamano media, impropriamente pronunciati all'inglese come media, e praticamente ritengo che siano strumenti di democrazia, ma non lo ritengo solo io, ovviamente è così, strumenti di democrazia importanti quanto l'amministrare, quanto il fare politica, perché senza di voi la gente non saprebbe se si amministra o non si amministra, si amministra bene o si amministra male, vedrebbe soltanto ciò che appare, non vedrebbe ciò che sta dietro. E lei particolarmente ha avuto sempre la capacità e anche l'onestà di leggere ciò che sta dietro il fenomeno, ciò che sta dietro ciò che appare, voglio dire, di portare attraverso tante inchieste che ha condotto nei vari giornali nei quali ha lavorato e anche ovviamente il presente che ha fondato, ciò che stava dietro, ciò che non era leggibile, voglio dire, quindi di farlo capire alla gente. Grazie ancora al presidente Ventre, al prossimo appuntamento.